Salve amici, preparatevi, perché sto per mostrarvi 10 foto scattate pochissimi secondi prima che si verificasse un disastro e che oggi rappresentano solamente un ultimo inquietante ricordo. Questa foto mostra il russo Pavel Kashin, esperto di parkour, mentre effettua un'acrobazia sul tetto di un edificio alto 16 piani. Purtroppo per lui, questa fu la sua ultima acrobazia, dato che un attimo dopo perse l'equilibrio e cadde, morendo sul colpo. L'amico che gli scattò questa fotografia ha dichiarato di non essere più riuscito a guardarla in tutti questi anni e che ancora oggi prova un gran senso di colpa. Questa foto è stata scattata il 31 agosto del 1997 ed è quella che ritrae per l'ultima volta Lady Diana, 5 minuti prima del tragico incidente stradale che le costò la vita. All'interno del veicolo, insieme a lei, il compagno Dodi Fayed, l'autista Henry Paul e la guardia del corpo Trevor Rhys Jones, l'unico sopravvissuto. La principessa più amata del Regno Unito, intenta a guardare dal lunotto posteriore i paparazzi che la rincorrono e quello che sembra metaforicamente il suo triste e oscuro destino che la sta per raggiungere. Fotografare un animale nel suo habitat naturale può comportare spesso dei rischi, ma tentare di immortalare un enorme orso bruno può rivelarsi un errore fatale. È il 2014. Quattro amici iniziano a disturbare l'imponente animale da 950 kg all'interno di una riserva acquatica, il quale, dopo alcuni secondi, inizia a inseguirli. Dopo essere arrivato a pochi metri di distanza, i ragazzi si separano, ma uno di loro non resiste alla tentazione di scattare una foto, e questo per lui si rivelerà essere fatale. Circa 2 ore dopo, i 3 ragazzi tornano accompagnati dalla polizia per cercare il loro amico, ma purtroppo ritroveranno solo il suo corpo esanime, a pochi metri dall'animale. Quel giorno, però, a perdere la vita non sarà solo un ragazzo di 22 anni, ma anche l'innocente orso bruno, ucciso da diversi colpi di pistola inferti dagli agenti. Il 14 novembre del 2017, una ragazza di nome Sydney si apprestava ad incontrare un ragazzo conosciuto su Tinder. Il giorno successivo, Sydney si scattò un selfie, facendo capire che si stava preparando per un secondo appuntamento. Questa sarà la sua ultima foto. Nei giorni successivi, il suo datore di lavoro comunicò ai familiari l'assenza ingiustificata e questi si rivolsero immediatamente alla polizia. I suoi resti vennero ritrovati 3 settimane dopo, nei pressi di una strada sterrata a distante circa 95 km dalla propria abitazione. Aubrey, il ragazzo conosciuto su Tinder, rivelatosi essere in seguito un uomo di oltre 50 anni, è stato condannato alla pena di morte, mentre la sua compagna, Bailey Boswell, è stata condannata per omicidio. Il 28 maggio del 2016, un bambino di 3 anni si arrampicò su un recinto dell'area dei gorilla allo zoo di Cincinnati, cadendo all'interno. In quel momento, un gorilla occidentale di 17 anni, chiamato Arambi, lo afferrò portandolo via con sé.
temendo per la vita del bambino, un lavoratore dello zoo sparò e uccise Arambi. L'episodio venne registrato su video e ricevette un'ampia copertura e commenti internazionali, comprese le polemiche sulla scelta di uccidere Arambi. Voi cosa ne pensate? Un selfie con la migliore amica e pochi minuti dopo la tragedia. Cheyenne Rose Antoine, di 21 anni, è stata condannata per omicidio colposo grazie a un dettaglio presente nella foto postata sui social, ovvero la cintura indossata con cui ha ucciso Britney Gargoyle, di 18 anni. La vicenda è avvenuta in Canada nel 2015. Il corpo di Britney era stato ritrovato abbandonato in strada e la cintura usata per il delitto era stata scoperta a poca distanza. 6 ore prima che la ragazza scomparsa venisse ritrovata priva di vita, l'amica le aveva lasciato un messaggio sul suo account. Quando è stata interrogata dalla polizia, non ricordava di aver commesso l'omicidio. Cheyenne ha raccontato agli investigatori di aver passato la serata con l'amica prima della sua morte e che lei si era poi allontanata con uno sconosciuto. Ma la ragazza, da ubriaca, aveva raccontato a qualcuno dell'omicidio. In seguito questa foto l'ha inchiodata definitivamente. Secondo la ricostruzione della polizia, le due amiche avrebbero trascorso la serata insieme bevendo e fumando prima che un litigio diventasse fatale. Un selfie alla guida postato su Facebook è costato la vita ad una donna di 32 anni del North Carolina. Il 28 aprile del 2014, Courtney Ann Sanford è deceduta al volante della propria auto in seguito ad uno schianto frontale con un camion, pochissimi secondi dopo aver postato uno stato sui social. Secondo quanto dichiarato dalla polizia, alle 8.33 la giovane aveva pubblicato su Facebook una sua immagine e un post. Soltanto un minuto dopo, gli agenti hanno ricevuto una telefonata di emergenza che segnalava un grave incidente. L'intervento dei soccorritori è stato inutile, in quanto Courtney è morta sul colpo. Per le forze dell'ordine, la dinamica dello scontro non lascia dubbi. È stata fatale la distrazione della ragazza, che ha perso di vista la strada e invaso la carreggiata opposta, urtando il mezzo pesante. Courtney ha terminato la sua corsa in un fosso, dove l'auto ha preso fuoco, mentre il conducente del camion, di 73 anni, è rimasto illeso. Lo statunitense Nicholas Mevoli era un esperto di immersione in apnea e detentore di alcuni record mondiali. Il 17 novembre del 2013 era impegnato nel tentativo di raggiungere i 72 metri di profondità con una singola inalazione senza pinne. Secondo il New York Times, i problemi si sarebbero verificati nel corso della discesa a 68 metri di profondità, quando Mevoli decise comunque di proseguire, per poi riemergere con le sue forze, dopo un'immersione durata 3 minuti e 38 secondi. Questa è la sua ultima foto, che lo ritrae nel momento in cui riemerge. Dopo aver fatto un segno che tutto andava bene, si è tolto la maschera, dando il segnale di ok anche a voce, ma le sue parole erano confuse, e pochi secondi dopo perde i sensi. L'atleta è stato immediatamente soccorso dal personale paramedico, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato essere inutile. David Johnston è stato uno scienziato di gran talento,
esperto nell'analisi dei gas vulcanici e dello studio dei loro legami con le eruzioni. Il 18 maggio del 1980 si trovava in un punto di osservazione a 10 km dal monte St. Helens e questa fu l'ultima foto che gli venne scattata 13 ore prima che venisse ucciso insieme ad altre 57 persone a causa dell'eruzione del vulcano che stava studiando. Johnston fu il primo a segnalare l'inizio dell'eruzione inviando questo messaggio e queste furono proprio le sue ultime parole. Appena prima di essere spazzato via dall'esplosione laterale creata dal crollo del versante settentrionale della montagna. I detriti del suo veicolo sono stati portati alla luce nel 1993, ma i resti del suo corpo non sono mai stati trovati. Questa foto venne scattata il 3 ottobre del 1972 e mostra i membri di una squadra di rugby uruguaiana a bordo del volo 571. Per alcuni di loro sarà l'ultima foto. Pochi minuti dopo questo scatto, l'aereo si schiantò oltre 4.000 metri d'altezza e delle 45 persone a bordo ne sopravvissero solo 16. 12 dei 29 deceduti morirono sul colpo durante lo schianto, mentre i sopravvissuti dovettero resistere per ben 72 giorni prima di essere salvati. Bene amici, anche questo video è terminato. Io vi do appuntamento al prossimo. Voi nel frattempo fate i bravi.